La fine del matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez non solo segna la dissoluzione di un legame affettivo, ma anche lo smembramento di un impero economico. Benvenuti su Gossip Italia News, notizie in tempo reale. Metti un like al video, iscriviti al canale e attiva la campanella per rimanere sempre aggiornato. Con l'annuncio della separazione, si accende un acceso dibattito su come verrà diviso il loro vasto patrimonio. Mentre Chiara emerge come la proprietaria delle residenze di lusso, inclusa la nuova casa City Life e la villa sul lago di Como, Fedez si trova in una posizione più delicata. Le proprietà immobiliari, dal valore multimilionario, sono intestate esclusivamente a Chiara Ferragni, attraverso la sua società Ferragni Enterprise. Questo la mette in una posizione di vantaggio nella divisione dei beni coniugali. Inoltre, le società controllate da Chiara, tra cui Sisterhood, TBS Crew e Fenice, contribuiscono significativamente al patrimonio della coppia. Stime precedenti al recente scandalo del Pandoro Gate valutavano il patrimonio netto delle società di Chiara a circa 39 milioni di euro, rendendola una figura di spicco nel mondo degli affari. D'altra parte, Fedez, nonostante sia stato valutato con un patrimonio personale di 20 milioni di euro nel 2023, si trova ora sotto i riflettori per la sua dichiarazione di nulla tenenza. La sua quota nelle società come DUM, ZDF e ZEDEF, controllate principalmente dai genitori, solleva interrogativi sul suo effettivo coinvolgimento finanziario e sulla sua capacità di mantenere uno status economico paritario nella divisione dei beni coniugali. Mentre i media hanno speculato sulla veridicità della crisi tra Chiara e Fedez, quest'ultimo ha rilasciato dichiarazioni esclusive a Pomeriggio 5, sottolineando: «Secondo lei ho voglia di giocare sulla pelle dei miei figli», e chiarendo che «ho altre priorità nella mia vita e sono i miei figli in questo momento». La famiglia Ferragni-Berrinzaghi ha preferito mantenere un profilo basso riguardo alla situazione. Mentre la madre di Fedez, Anna Maria Berrinzaghi, ha espresso l'auspicio che tutto si risolva per il meglio, la sorella di Chiara, Valentina Ferragni, ha evitato di commentare la situazione, sottolineando che spetterà a Chiara stessa prendere la parola. In un mix di scandalo, finanza e sentimenti, la separazione dei Ferragnez continua a tenere la cronaca rosa con il fiato sospeso, mentre il destino del loro impero economico rimane incerto. Continua a seguirci per rimanere sempre aggiornato su tutte le news. Lascia un mi piace al video e attiva la campanella per non perdere i prossimi aggiornamenti. In questo modo ci aiuterai a crescere e darti informazioni sempre approfondite e in tempo reale.